E signori, finalmente ci ritroviamo col nostro Tommaso Gatsu. Molti di voi non saranno così felici, ma... Blackfrost wanted to give us a warm welcome to his domain. And his concubine managed to separate us. Oh mio Dio. Va bene, ma dobbiamo continuare la nostra avventura, eh? Ragazzi, ragazzi miei, il nostro Tommaso deve diventare un demone. Aia. Ah, cominciamo subito così? Che cazzo è sta roba? Schifi. Aia. No, è magico quel robo qui. Allora. Mamma mia, quanto si contrattacca. Palla di fuoco! Che cazzo ho fatto? Fortunatamente non mi ha fatto malissimo. Aia! Ma che cazzo mi colpisce con l'Else della spada? Che schifo! Cos'è successo? No, ma si rigenera! Continua a rigenerarsi. Scheletruzzi. Spero che non sia così anche per voi. No. Ah, abbiamo la furia, vai. Smacchiniamo un po'. Siamo tornati a pigiare come dei pazzi. Oh, coglione. Ma quanta gente sta arrivando? Ma almeno gli scheletrezzi. Voglio ucciderli. Ok. E quello. Oh, io non riesco a ucciderlo. Andiamo via. Stash. Vieni con me. Sì. Yeah! Beh, è l'ambientazione più bella che ho visto in tutto il gioco finora, comunque. Senti che musica. Wow. Ah, qua è dove nasce l'esercito dei non morti, diciamo. Alla fine. Sì, ok, continuiamo da questa parte, va bene, però se ci metti il sottotitolo. Aia. Questi tornano a essere pericolosissimi, eh? Comunque, grazie Stash. Se lo colpisce anche. Mi piace Stash perché lo stanna con quel laserotto. Ok, grazie. Ah. Oh, crepa, deficiente, mamma mia. Che rottura che sei. Dammi la roba. Oh, ho visto un tesoro. Ho visto un tesoro qui. È proprio uno scrigno, lo scrigno. Cosa mi dà? Oro, acciaio, dente a sciabola. Andiamo a vedere. Sta fa 20, 22. Ah, 22. E... Sì, fa un po' cagare da vedere, ma fa lo stesso. Le trafiggenti. Ma tutta roba brutta, figa. Le gloriose ci abbiamo. Però è molto più forte. Critico, interruzione. Allora, io direi smontiamo. Ricicliamo queste. Ok? Poi le trafiggenti le potenziamo. Non ho abbastanza pezzi. Pezzi. Cazzo, siamo troppo pesanti. 102. Porca vacca, dobbiamo buttare via della roba. Pettorale da spadaccino, cosa fa? Fa che sei tanto bello, sei tanto bravo. Ciao.
Tanto non ce ne frega niente, dai, chi ce ne frega. Teniamo la roba più forte e basta. Ma sto facendo del casino. Dai, Tony, ti prego, aiutami tu. E il demone, Cristo, il demone, uno dei personaggi più che si salvano in questo gioco, non si sente mai. Dai, parlami, dimmi. Allietami. Urca. Cuori gelati. Ho appena smontato le bagaglie. Quanto rompi però. Urca. Beh sì, cuori gelati. Ciao. Ciao, grazie. Arrivederla, eh. Che fiche. Che belle. Queste daghe azzurrine. Ma che fico. Buttano giù i corpi. Guarda. Ma che roba? Ok, non si vedono quando si accatastano lì come de dei sacchi di monnezza, però li buttano giù, mamma mia. Buttano giù e poi tornano in vita e diventano. Entrano tra le fila dell'esercito dei Nabi Panzer, via. Allora, però io devo andare di qua. Voglio uscire da questa zona qua. Dobbiamo scendere. Ma dove? Ah, eccola. Non l'avevo vista, c'era la scala. Va bene. Queste cazze significative. Ok, altri mostri. Che due balle, voglio andarmene. Finalmente siamo fuori dalle fogne. Un po' d'aria fresca. Vabbè, una grafica approssimativa. Questo chi è? Pelangi. Vulcan, I knew that you would find us. Come muove la Did you bocca. get separated? Where are the others? Uno degli Ah, scribi. well, the attack of this concubine took us by surprise. Concubine. The group was broken up, and unfortunately not everyone managed to escape. We set up camp Ma in il the same collo! places. Gli Estas, What did dov'è? you find out? Not very much for the moment. This area is particularly hostile. There is a powerful, corrupting magic everywhere. It seems to strengthen the undead and weaken us. Nevertheless, Mathras seems to thrive in this strange atmosphere. Beh, per He has been forza. serving as our scout. È un My mission is this mortazzo. Io lo corrupting voglio, magic. It Via, via, promotes the vattene, creation of stash. new troops for the Deadwalker army. Deadwalker I can feel Army. it. It doesn't seem to be Yeah, I can everywhere. feel it. Certain zones are probably unaffected. Blackfrost uses them to Basta. keep his prisoners in good condition Sì, while waiting Geloburian, for their va bene. conversion. Nomi Charming. He improbabili. keeps the meat chilled. I'm guessing that's why his soldiers are tougher than the others. Exactly. And that is exactly why you are going to have to reach the palace without me. I have no intention of ending up like those miserable creatures. You have the energy of the world heart within you. I doubt whether the magic can have any real effect on you, but it is different for the rest of us. We must try to avoid zones permeated with corruption. I understand. Let's go and find Mathras. You might have found out something useful. Io voglio bene a Matras. Ci sono delle iscrizioni fiche, dei rilievi. La guerra contro il demone capra che abbiamo già stuprato, no? Non ce ne saranno degli altri sicuro. Allora, abbiamo parlato col Pelasgi. Questo cosa dice? Greetings, mercenary. Ok. Posso dare un'occhiata alle tue Can I scorte? have a Sì. look at your stock? No, per farvi capire. Tipo. Noi abbiamo 132 euro, con tutti i combattimenti che ho fatto sotto le fogne, bla bla bla. 132 euro. Possiamo prenderci spade fantastiche che fanno danno 13, quindi andavano bene forse a inizio gioco, uno storditore che è una palla, roba inutile. Basta, basta! Poi vende una pozione di mana, costa 150 euro. Arrivederla, grazie. 40 euro per una pozione curativa. Ma secondo voi è fatto col culo? Il discorso economico in quel gioco qua è fatto col culo di gallina. Cioè,
Sangue degenerato costa 5. Me lo compro e me lo fabbrico. No, vabbè, tanto per, non so neanche io, tanto da comprare qualcosa. Se vendiamo ci danno, vabbè, di questa ci dà 1 milione di euro, ma è mia. Dente a sciabola. Che parte a 23? Questa non sarebbe male, a dire la verità, perché partiamo già con un livello più alto di danno. Provo a stuprarla un po', poi vediamo se vale la pena vendere l'altra. Ok, alla fine l'ho potenziata con i due perk disponibili, dato che ha due slot, e mi è andata a 27. Quindi in questo caso noi potremmo o smantellare questa provando, cercando il recupero di qualche parte buona, però a sto punto lui ci dà talmente tanti soldi, e dato che innanzitutto devi stare molto tranquillo perché non sono qua a smacchiare i giaguari, ma non è neanche bruttissima da guardare quella che abbiamo fatto. Mamma mia, scimitarra elfica, che brutta. Io ti venderei questa, almeno mi prendo 480 euro, che forse non ce l'ho mai avuto dall'inizio del gioco, dai. Anche perché per costruirci, via, facciamo così, per costruirci alcune parti che dal nostro fantastico inventario, che ci servono per livellare le armi e alzare i perk, balle varie, abbiamo bisogno dell'oro. Ah, fantastico. Ah, vabbè, allora andiamo a cercare Matras. Un fuoco così. Sì, dai, non è bellissima, però non è neanche brutta. C'ha queste crepe che non capisco se sono magiche. Boh. Vabbè, fa 27, ragazzi, 4 in più rispetto all'altra. Era più bella da vedere l'altra, però. Vabbè, ma perché queste transizioni maledette, insomma? Raggiungiamo Geloburian. Ma senza tutti questi. Merda, ma quanta gente. Tutti questi intrallazzi, eh? Tanto facciamo così. Sì, ma il danno di queste daghe. Allora. Gente, sempre da combattere. Io non ho voglia, io non ho voglia di stare qui 2 ore a combattervi. Io vado via. Ciao. No, mi prendo anche il tesoro. Fanculo. Non ho voglia, ragazzi. C'è una missione secondaria, vabbè. Oddio, Demone Carla. Sì. Vediamo a questo punto quanto siamo forti contro il demone Karl. Non abbastanza. Ma sì, ma se arriva anche il cugino, dagli una mano, dai. Un'altra e ci prendiamo, dammene una di mana e una curativa. Ok, mettiamo questo intanto che possiamo. Guarda quanto è lento, dai. Cazzo, mi ha tolto tutto. Mamma mia, ma perché? Ma perché? Culo, to. Ok, sfruttiamo il fatto che sei alto e siamo in pendenza, in una zona di pendenza, e non ci prende. Ok,
cazzo. Dolore. Dolore fisico. Guarda che tristezza che se ne... che se ne vanno dopo un po'. Quando esci dal loro range non stanno lì a controllare. Ok, abbiamo la furia, vai. No, ci becca lo stesso. Vai col fuoco. Picchia il demone Carla. Ah! Scappa. Scappa! Yes, 1200 però, buono. Però che vitaccia, madonna. Per metallo grezzo 2. Ah, ok. No, mi ha dato un po' più roba il demone. Sì, però ragazzi, che brutta vita. Cioè, è meglio scappare ormai da questi nemici. Tanto l'esperienza ti danno pochissimo. Stai qua 2 ore e usi un sacco di risorse. Adesso ragazzi, mi dovete spiegare cosa vuol dire quel lavoro qua. La degenerazione dietro questa porta è troppo potente. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, la porta non si apre lì, semplicemente. Non lo so. Comunque, io sto skippando perché questo luogo è impestato e... c'è veramente troppo da rischiare. Però non riesco a trovare la via. Cavolo. No. Eh sì, c'è anche quel bagaglio lì. Ciao. Allora, io dovrei scendere forse. Sì, perché l'uno... l'uno è qua sotto, quindi... ciao, ciao ragazzi, ciao! Ciao, è stato bellissimo, via, 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 via! Quindi proviamo a tornare di qui. Le mappe sono un bordello, sono... non hanno senso. Sono anonime. Questo qua si sveglia, ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Troia. Sì, quanto danno? Guardalo, poi sta lì. Poi sta lì. Si è avvelenato almeno, sì. Mamma mia, quanto gli facciamo male. Sì, e quanto ce ne fa anche lui però. Via, via, via. Ok. Allora, poi... ma come? L'energia gli è tornata. Ma vaffanculo, ma cosa sto qui a fare? Ma cosa sto qui a fare? Cercare di essere leali in un gioco buggato come la merda. Ma va a cagare, vai. Adesso vado. Ma avete rotto i coglioni. Cioè, c'è da perdere 2 ore per uccidere anche il nemico più deficiente. Questa pozza purulenta. Anche il nemico più stronzo, bisogna star qui un'ora e mezzo a smazzare sul quadrato. Poi ti sposti appena per cercare di riordinare le idee, di ricaricarti un po' l'energia. Balle varie e questi qua si rigenerano interamente, ma vaffanculo. Smettono di cercarti, smettono di far tutto, ma cos'è? No. Poi ricordo sempre che questo ha preso 5 e mezzo, poi diamo un 4 a Knack, va bene. Allora, qua scendo che cosa c'è? Ma non devo venire qui. Io non devo venire qui. Dove sono? Cosa stiamo facendo? Cosa c'è qua? Sembra un'arena. Spoglia come la morte, ma sembra un'arena. Non c'è nulla. Non c'è niente. Boh. Spiegatemi voi il senso di queste... mappe, perché non ci riesco. Ma allora immagino che qua mi dà l'uno, io debba entrare in quella specie di portale, quindi questo lo dobbiamo far fuori. Ci sei solo tu? Sì. Che cogliona. Fortuna che sei mongola.
Oddio, questi fanno un male, madonna, con quella spada del cavolo. Allora, andiamo a finire la regina di Frozen qui. Andiamo a uccidere Elsa. Sì, bravo. Oh, stunnata. No. E mi prende, perché? Non lo so, ma ti deve prendere. Perché è scritto. Boh. Dai, levati dalle palle. Ma io posso star qui con te, che non hai uno scudo, non hai un'armatura, sei carne morta due ore, perché hai una barra vitale che neanche del Richter di Final Fantasy X. Guarda. Che palle. Ma stai zitto. Stai zitto. Oh, stai zitto. Dammi la roba. Polvere di cuore del mondo per far... Dio santo, ma continua a uscire della gente? No, basta. Continua a uscire della gente? No, vaffanculo, io mi butto dentro. Non si può. Non chiedetemi perché, ma non si può. Mamma mia. Ma non l'ha presa! Palla di fuoco divisa in tre, non la prendi. Allora, dato che questa via sembra inaccessibile perché ci continua a sputare fuori nemici che poi ci stuprano, io sinceramente mi sono anche un po' rotto i coglioni, provo ad andare a vedere l'altra freccina gialla, a vedere se ci può proporre qualcosa di un po' più accettabile. Ah, ci sono questi bagagli, ma non è che io devo... Oh no, un altro. Devo rompere sti robi, forse. Cioè, ragazzi, ma... Ma quanta gente. Fuoco. Così. Poi così. Però dovresti andarci sopra, per farmi un favore. Ma quanto sei stronzo, però. Alleluia. Guarda quanto nulla di danno gli facciamo. Ma guarda che roba. Ma non è possibile. Allora, guarda che bello. In tempo reale, pozione mana. Facciamo prima le curative. Costano un totale. Adesso mi compro sangue degenerato. Ragazzi, vi faccio vedere come si fa. Nei materiali. Guarda che casino sti menu di merda. Degenerato. Devi pagare coi soldi. Quindi io faccio così, dato che i soldi servono solo a questo. Anzi, facciamo così. Boh. Che schifo. Ecco, speso 1 milione di euro per fare nulla, ok? Evviva! Bound by flame, signore. Allora, posizioniamo un'altra. Coglione di merda. Guarda come si bugga! Riesco a ammazzarti adesso, magari. Guarda che casino, non si capisce niente. Mi dite che quanto si può godere un combattimento del genere? Secondo voi? Bello. Non riesco neanche a farmi un livello con tutti sti mostri. Questa non serve a niente, non fa niente. Cosa sta facendo? Abbiamo combattuto per nulla. Per il niente cosmico. No, non pensavo si rompesse, invece no, invece niente. Boh.
Dai, raccogli. Allora, proviamo ad andare a... all'altra entrata. Sì, vabbè. Quando vuoi, stivali da inseguitore. Puoi morire. Ci... sei più duro tu che quel gargoyle, che era un boss. È un boss che è stato riproposto. E qui tutti i nemici vengono riproposti all'infinito. La varietà di un ospizio. Quanta gente potrai trovare varia in un ospizio? Troverai persone anziane, basta. Stessa cosa in questo gioco, trovi lo stesso nemico. Mille volte, anche i boss ti ripropongono. Ed muoiono con quattro colpi. E quelli base, nulla. Io non riesco a capire che cazzo devo fare con questi cristalli di merda. Mi sta venendo un lavoro addosso che... Oh, abbiamo trovato Mathras. Oh, finalmente. Mathras, you're still alive. Are you trying to be funny? Of course I am. Though I did nearly have to change bodies. So here we are, a little closer to our goal. Of course, the next thing we must do is to find a way to dispose of Blackfart's wives. Blackfart's wives? Are you shocked? Blackfrost's polygamy is probably a reflection of his megalomania, even though it was quite common in the past. The most powerful of them is called the Guardian. She is protecting the palace entry, and I fear she is invulnerable as long as her three sisters live. You must first face the Creator, the Stalker, and then the Watcher, if you are to have any chance of defeating her. I've already beaten one of them. I can kill the others. I don't doubt it, but this place is bathed in a kind of corruption that lends strength to the Spirit. Is there a way of getting rid of it? Ecco i cristalli, adesso mi rimanda là, no, eh? There's still a few red scribes around. Stupid though they are, they may have some idea how to proceed. Did you know that before it became Black Fart's Folly, this place was originally a palace built by the elves devoted... Torna al campo degli scritti. No, davvero. No, no. I don't think that's gonna help me much. Vai. I'm happy to see that you are still alive. I wish I could say the same for your companions. Cioè? Sybil? Randall? Neither they nor your mercenary comrades show any sign of life. Which leads me to think, what horrible carnage. I'll have to go look around the place in case one of them is still alive. Even if there's only a slim chance, you shouldn't hesitate. Unfortunately, sono morti tutti, meglio godo. Tanto facevano cagare. I spoke to you about the strange corruption in this place. Corruption that makes the undead much more powerful. Sì, me l'ha detto, dai. Even unbeatable. Do you know of a way to beat it back or wipe it out? I believe I have an idea. Yes. The corruption does not extend to all places in the same way. Some areas seem to be exempt. And I believe the undead I saw there were less comfortable. These are exactly the same places as where the crystals with magic... Ecco, ecco quei cristalli di merda. Adesso ci mette davanti le cose e poi dobbiamo tornare indietro a farle. The corruption around you. And so fight the undead as you usually would. And repulse the dead walkers? I doubt the lone talisman is powerful enough for that. Added to which, you have to stay completely still. But the idea... When he looks like that, it means he's trying to think. Funny, isn't it? Here, I'll show you the zones where you can find the crystals on your map. Certo. Excuse me, I was lost in thought. Here, take this to gather the crystals and bring us back as many as possible. Va bene. That's a pretty good idea. If we place the crystals around the camp, we should be able to keep the undead away from here. Of course, we'll need more than it takes to make a single talisman. Va bene, facciamo sta merdata. Ragazzi, noi ci salutiamo qui e continuiamo nel prossimo appuntamento. Naturalmente, il nostro caro amico Tonnaso non ne combina una buona. Dopo dovremo andare a cercare anche i nostri compagni che sono morti tutti malissimo. Io vi saluto e vi ringrazio come al solito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e ciao alla pelata del nostro amico Liestas. Ciao.